trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Benvenuti ad un nuovo appuntamento dei programmi dell'accesso RAI con Corecom Piemonte. Abbiamo interrotto durante la pandemia, riprendiamo. È qui con noi il presidente Corecom Piemonte, Alessandro De Cillis. Buongiorno, buongiorno. Presidente Corecom Piemonte, ma anche coordinatore nazionale dei presidenti Corecom. Buongiorno al vicepresidente Gianluca Narciso, grazie per essere con noi in questo nuovo appuntamento. Disinformazione e fake news. Corecom nasce per la comunicazione, il cuore pulsante e l'informazione corretta, maggior consapevolezza e miglior utilizzo delle informazioni. Sì, il Comitato regionale per le comunicazioni, organo funzionale dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, incardinato all'interno del Consiglio regionale, ha nel proprio DNA la tutela dei minori. Parte l'attività di tutela dei minori attraverso i media tradizionali, ma abbiamo scoperto durante il periodo di lockdown che tutti noi abbiamo vissuto una grandissima difficoltà a capire quale fosse la differenza tra comunicazione distorta e la corretta informazione. Abbiamo quindi provato insieme all'Ufficio Scolastico Regionale e all'Ordine dei Giornalisti a creare un prontuario veramente importante che abbiamo messo a disposizione degli studenti dei licei del Piemonte per capire in che modo loro potessero navigare più serenamente su internet e di lì a trovare il sistema di informazione più corretto. Oltre a questo prontuario, che è stato rivolto a 175.000 studenti del Piemonte, gli stessi studenti hanno avuto la possibilità di rispondere a un piccolo questionario che sarà la cartina di tornasole per capire come i ragazzi dei licei del Piemonte vivono il sistema dell'informazione. Grazie Presidente. Corecom e territorio, attenzione ai media locali. In questo il Corecom si muove in maniera importante. Certamente è fondamentale la tutela dei mezzi di informazione, l'informazione regionale è fondamentale, è democraticamente distribuita sul territorio ed è quella che consente di portare al centro le necessità delle piccole vallate, dei piccoli territori che compongono la nostra bellissima regione. Ed è per questo che il Comitato Regionale per le Comunicazioni sta facendo un'attività di monitoraggio dell'editoria locale per restituire alla regione e al Consiglio regionale anche qua una cartina di tornasole che consente di comprendere quali possono essere le strategie per il miglioramento del sistema dell'informazione regionale. Grazie Presidente. Vicepresidente Narciso, Corecom e cyberbullismo. C'è una legge nazionale e il Piemonte è stato uno dei primi, forse il primo, a emettere una legge regionale sul tema. Qual è l'iter che il Corecom segue nei confronti di attività di cyberbullismo e qual è l'attività mirata, ecco, nei confronti di questo tema? Il Corecom si è impegnato in azioni di contrasto a questo fenomeno del cyberbullismo che si è affermato nell'ultimo decennio e in particolare in partnership con enti istituzionali di grande rilievo come l'Università del Piemonte Orientale e l'Università di Torino, ha promosso una ricerca volta proprio a nucleare quelli che sono gli esatti contenuti di questo fenomeno all'interno della nostra regione. I risultati di questa ricerca consentiranno di implementare le azioni di contrasto più opportune. Ecco, Corecom e minori, importanti soprattutto in questo periodo di pandemia. Il Corecom cosa fa nei confronti dei minori, ma soprattutto anche nei confronti delle discriminazioni di genere? L'utilizzo dei mezzi di comunicazione deve avvenire in modo corretto. Corretto vuol dire assicurare ai minori la tutela in una fase delicata di sviluppo, quale quella che essi attraversano. E al tempo stesso non deve penalizzare altri soggetti deboli, quindi chi appartiene alle cosiddette minoranze tutelate, ma si vuole in realtà porre in essere delle azioni positive proprio volte a una parità di condizioni di trattamento nei confronti di tutti i cittadini, tutte le persone, svolge azioni di monitoraggio di quelle che sono le normali attività dei mezzi radiotelevisivi, per cui svolgiamo attività di contrasto
di fenomeni che possono sostanziarsi in modo lesivo di questo oggetto. Ecco, quindi un osservatorio importante anche sui minori e sulla parità di genere. Grazie per queste informazioni, grazie al presidente De Cillis e grazie al vicepresidente Nargiso. Al prossimo appuntamento. Benvenuti a Mondo Sanità Personal Doctor. La trasmissione è prodotta da Panacea, società cooperativa sociale ad inserimento lavorativo, attiva da anni nella comunicazione e nella sensibilizzazione no fake in ambito sociosanitario. Oggi è qui con noi il professor Michele Sanza, che ci spiega cos'è l'ansia. Prego, professore. L'ansia è un problema estremamente diffuso nella popolazione generale, o meglio direi le diverse tipologie di ansia. Diciamo che circa il 30% della popolazione generale prima o poi va incontro ad una problematica di ansia che ha un rilievo clinico. L'ansia è un'attivazione dei centri del sistema nervoso centrale che controllano il sistema d'allarme, quindi la paura, no? È come un segnale di paura in assenza di pericolo oppure in presenza di un pericolo che viene esasperato, che viene esagerato. Quali sono i tipi di ansia? L'ansia può manifestarsi nella forma di una preoccupazione costante e quindi con pensieri assillanti, rimuginativi che riguardano timori di malattie, di eventi indesiderati, di condizioni catastrofiche. Oppure può manifestarsi in forma acuta con attacchi intensi che se hanno caratteristiche di particolare gravità vengono definiti attacchi di panico. L'ansia, infine, si può manifestare nella forma di fobie, ovvero di paure specifiche di determinati oggetti, luoghi, animali, e comportare in questo caso anche gravi limitazioni della vita sociale e relazionale, costringendo le persone a ridurre grandemente le proprie attività. Quali consigli può dare per l'ansia? Beh, prima di tutto, l'ansia è spesso in relazione allo stress, quindi condizioni, diciamo, di richiesta al nostro organismo che superano le capacità di adattamento. Quindi importante è prevenire lo stress, quindi misurarsi con i propri obiettivi, il proprio stile di vita, cercando sempre un giusto equilibrio tra quello che noi possiamo dare e quello che invece il nostro organismo richiede in termini di rigenerazione. L'ansia si manifesta, dicevamo, con pensieri rimuginativi, con preoccupazioni costanti o timori che riguardano anche cose avvenute, il passato. Il primo consiglio che mi sento di dare è quello di cercare di stare nel momento. Stare nel momento vuol dire avere la capacità di mantenere la propria attenzione, la focalizzazione del pensiero su quello che accade esattamente in quel momento, quindi sulle nostre attività contingenti. È un'arte complessa che alcuni raggiungono attraverso la meditazione o attraverso la mindfulness, che oggi sta avendo un grande successo anche come intervento terapeutico, ma è anche una condizione che ciascuno di noi può sperimentare semplicemente cercando di rifocalizzare l'attenzione tutte le volte che si distrae su quello che stiamo facendo. Non sempre questo è sufficiente, quindi forse in casi in cui perdiamo il controllo sull'ansia, dobbiamo ricorrere allo specialista. Gli specialisti che si occupano delle problematiche d'ansia sono gli psicologi e gli psichiatri, ovvero le psicoterapie e le terapie farmacologiche. Le psicoterapie sono molto importanti perché aiutano a risalire alle cause dell'ansia, che spesso non sono i cosiddetti complessi dell'infanzia, ma sono le condizioni che hanno generato conflitto nel recente passato della nostra vita. Risalire alle cause è importante per aumentare la consapevolezza, ma non basta. Poi servono psicoterapie in grado di definire strategie effettive per l'affrontamento dell'ansia. Insieme alla psicoterapia, se necessario, è importante l'apporto farmacologico. Quindi è importante una diagnosi eziologica e un controllo strettamente
specialistico sul trattamento farmacologico, proprio perché solo lo psichiatra può individuare il farmaco più adatto per quella condizione specifica e controllare i possibili effetti collaterali. Grazie professore e arrivederci a tutti. Mi sono sempre trovata bene, ho trovato del personale dolcissimo, bravissimo e preparato nell'aiutare le persone disabili. Non soltanto disabili, non soltanto persone in difficoltà a causa del Covid, ma anche persone in difficoltà in generale. Fare volontariato in questa maniera è il vero modo di essere volontari. Francesca. Ciao Alberta, benvenuta. Ti ringrazio molto. Dove ci troviamo? Ci troviamo a Torino, davanti all'Istituto dei Poveri Vecchi. Qui una volta erano residenti degli anziani, oggi il Comune di Torino l'ha convertito in sede per diverse associazioni. Associazioni ovviamente tra cui la CPD, la Consulta per Persone in Difficoltà. Esattamente. Francesca, CPD di cosa si occupa? CPD nasce 33 anni fa, una storia lunghissima, e si occupa di tutelare i diritti delle persone con disabilità. E punto di riferimento per le associazioni, le istituzioni, ma soprattutto le famiglie e i cittadini. Nel tempo ha ampliato le proprie competenze, oggi si occupa di altri settori, turismo accessibile, nuove povertà, che è ovviamente un tema molto attuale, e un tema a me molto caro sono le scuole, perché sono convinta che attraverso una buona educazione si possano ottenere grandi risultati nel cambiamento della cultura che ruota attorno alle persone con disabilità. Ma sono certa che tutti questi temi li potrai approfondire con il mio direttore Gianni Ferrero. Andiamo a conoscerlo. Giovanni Ferrero, direttore della Consulta. Poco fa il presidente mi ha raccontato le tantissime attività che vengono realizzate qui dentro. Ma andiamo un po' più nel dettaglio. Grazie Alberta. Sì, come tu puoi vedere, noi siamo qua nel cuore della Consulta. Alle mie spalle abbiamo i miei colleghi e i nostri volontari. Stanno lavorando proprio sulle varie attività. Qua è il cuore pulsante sia di progettazione che di pensiero. Proprio vogliamo essere l'unica squadra. Su questo lavoriamo quotidianamente, proprio per valorizzare il ruolo del volontariato all'interno della Consulta. Portare avanti attività o per creare nuove attività. Tutto questo nasce dal bisogno che noi riscontriamo, essendo noi all'ultimo miglio, no? Siamo più in contatto col cittadino e quindi a fronte della difficoltà cerchiamo di trovare la migliore soluzione. Da qui nasce la prima attività che ti vorrei parlare, che è Welfare Torino, UETO. Welfare Torino è un servizio di accoglienza, orientamento e supporto per le persone e i loro cari con problematiche legate all'assistenza o alla cura. Il servizio è gestito dal care manager che prende in carico la famiglia e le proprie esigenze. Turismo per tutti è un settore per noi strategico. Nasce nel 2007, dopo le Paralimpiadi, la Regione ci chiese di portare avanti una progettualità proprio sull'accoglienza del territorio turistico nella nostra Regione. Da lì nasce il Turismabile e siamo al servizio degli operatori. Cerchiamo ogni giorno di stimolare gli operatori a crescere sia a livello culturale nell'accoglienza del turista, sia a livello strutturale per migliorare la fruibilità. Attraverso diverse opere di sensibilizzazione, formazione e informazione che la CPD offre, nascono così degli interventi volti a sensibilizzare il territorio proprio perché la fruibilità e l'accessibilità sia rivolta e sia un bene primario di tutti. Agenda per Agenda è un progetto voluto e sostenuto dalla Fondazione CLT, che ci ha chiesto di accompagnare in questo percorso per la nostra storicità proprio di coordinamento, di rapporti con le associazioni che lavorano con la disabilità nella Regione Piemonte. È un progetto che è nato a gennaio del 2021 e nell'arco di un anno ha l'obiettivo di creare un'agenda della disabilità, un'agenda concreta di azioni che rispetto a questi temi le associazioni possano fare. L'idea è che le associazioni si mettano in rete tra di loro e imparino a lavorare sempre di più in sinergia.
Torino Solidale per noi è stata l'occasione per poter entrare sempre di più in contatto con i cittadini della nostra zona. La scusa di distribuire dei panieri è diventata l'occasione e l'opportunità per conoscere dei bisogni nuovi e trovare delle risposte sempre innovative. Siamo partiti da una mancanza, da un'emergenza, per poter diventare sempre di più un presidio sul territorio. Buongiorno, Valeria Ferrero, referente della Fondazione Marisa Belisario per il Piemonte. Sono molto felice di essere qui oggi perché questo è un anno particolare per la Fondazione. La Fondazione nasce più di 30 anni fa con l'obiettivo di promuovere il merito, il talento, la competenza e anche un sano network tra le donne, e questo detto essere un anno particolare perché la Fondazione Marisa Belisario è la fondazione che ha promosso la legge sulla parità delle quote nei consigli di amministrazione, nei collegi sindacali delle società partecipate. Ora, prima di passare alla legge, volevo dire un paio di parole in più, perché soprattutto in Piemonte la fondazione è importante, porta il nome di Marisa Belisario, che molti di noi ricordano, che è stata una grandissima manager, nata a Ceva, quindi particolarmente nei nostri cuori, una donna che ha fatto la differenza nel mondo della gestione d'impresa, partendo da questo piccolo paese, spostandosi poi a Milano, dirigendo l'Olivetti, in particolare in un contesto internazionale, perché lavorava tra Italia e Stati Uniti, e gestendo poi una società a partecipazione pubblica che era l'Italtel, che in realtà era una società in stato di dissesto finanziario e gestionale, che fu capace di prendere e di riportare in utile in un mandato di 3 anni. Quindi fu veramente una donna straordinaria che ha lasciato nel mondo della gestione, ripeto, una grandissima impronta e che è stata role model per molte altre persone che l'hanno seguita. Proprio per accogliere la sua memoria e il suo lascito, visto che ci ha lasciati prematuramente, la presidente della fondazione ha ideato un'attività a suo nome. La Fondazione Belisario lavora quindi da 30 anni con tantissime donne, tantissimi uomini, tantissimi cittadini che vogliono promuovere il valore della parità di genere, perché è un valore di crescita, è un valore di sviluppo, è un valore sociale. È una fondazione che accoglie in modo trasversale persone da ogni campo, quindi ci sono manager, ci sono imprenditrici, ci sono molte professioniste, ci sono anche artiste e direttrici d'orchestra. È un lavoro che si svolge quindi su tanti campi, e questo è il grande valore che peraltro permette alla fondazione di rinnovarsi anno dopo anno. Per venire alla legge, sono 10 anni che questa legge è entrata in vigore. Ovviamente era stata molto contrastata perché è legge particolare, legge peraltro innovativa in Europa, perché ha fatto dell'Italia una vera best practice, un vero pilota in questo campo. Questa legge ha anticipato e accelerato moltissimo i tempi, perché allora si diceva che in qualche decina d'anno forse le donne avrebbero partecipato in misura più equilibrata a collegi e consigli, e questo invece si è accorciato enormemente, perché in 10 anni siamo passati dal 7% circa di partecipazione di donne nei consigli di amministrazione, nei collegi sindacali, a quasi il 40%. Quindi festeggiamo questo grande risultato. La legge peraltro è stata rinnovata per altri mandati, segno del fatto che ha avuto effettivamente una grande efficacia. Questa efficacia di collegi e consigli purtroppo non è ancora calata in tutte le organizzazioni aziendali, quindi abbiamo ancora tanto da fare affinché nelle organizzazioni a tutti i livelli manageriali le donne siano equamente rappresentate. Questo è essenziale perché viviamo in un momento in cui le organizzazioni devono reinventarsi, le aziende devono tornare a essere trasformative, generative, c'è tutto il discorso della sostenibilità, della transizione energetica, della transizione verso la tutela dell'ambiente del nostro pianeta, e quindi ci auguriamo che le donne possano rimanere effettivamente, possano entrare a tutti i livelli dell'organizzazione.
con questo augurio per il futuro e con il lavoro che continueremo a fare, ringrazio e arrivederci. Buongiorno, sono Alessandra Gerbo, responsabile comunicazione e raccolta fondi di Fondazione Ricerca Molinette Onlus. La nostra fondazione nasce nel 2001 dall'iniziativa congiunta di Università degli Studi di Torino e Azienda Sanitaria Città della Salute e della Scienza. La sua mission da sempre è quella di sostenere i gruppi di ricerca che operano all'interno di Città della Salute, collaborando allo stesso tempo con l'ospedale per migliorare la qualità delle cure per i pazienti. Quindi due ambiti di azione molto concreti e precisi, da una parte il sostegno alla ricerca, che è una ricerca clinica e traslazionale prevalentemente, cioè una ricerca diretta a trasformare le innovazioni che vengono fatte, le scoperte di laboratorio, in nuovi medicinali, nuovi farmaci, nuove possibilità di cura per i pazienti. E dall'altra parte un sostegno concreto ai bisogni dell'ospedale, che si esplica soprattutto in attività di acquisto e poi donazione all'ospedale di attrezzature, strumentazioni, arredi, oltre che appunto attività di abbellimento, ristrutturazione di locali ospedalieri. Noi amiamo definirci come il ponte che unisce la ricerca alla terapia, proprio per dare l'idea di questo ruolo di collegamento e della nostra azione molto concreta a supporto dell'ospedale e della ricerca. Il 2020 per Fondazione Ricerca Molinette è stato un anno impegnativo che ci ha visti impegnati in prima linea accanto all'ospedale Molinette. Un impegno che si è tradotto in una campagna di raccolta fondi dal titolo proprio Insieme in prima linea, che ci ha visti impegnati accanto al personale sanitario dell'ospedale Molinette nell'affrontare la pandemia da coronavirus che ha colpito inaspettatamente un po' tutti. La fondazione ha, grazie alla generosità appunto dei cittadini che hanno aderito numerosi al nostro appello, potuto finanziare dei progetti importanti. All'inizio della pandemia si è trattato soprattutto di rispondere all'emergenza più immediata e quindi di fornire dispositivi di protezione sanitaria, caschi per ventilazione polmonare e materiali di questo tipo nella fase più acuta della crisi. Dopodiché abbiamo pensato di investire anche con un'ottica più rivolta verso il futuro, verso un progetto di potenziamento del laboratorio di microbiologia e virologia di Città della Salute, sempre attraverso l'acquisto di strumentazione e di materiali da laboratorio che saranno utilizzati per potenziare appunto l'efficacia del laboratorio stesso, in previsione ovviamente di future evenienze di questo tipo, per quanto appunto tutti ci auguriamo che possano non avvenire mai più. Il 2021, l'anno del ventennale, sarà invece dedicato, soprattutto la seconda parte dell'anno, al rilancio del nostro impegno per la ricerca. Lo faremo attraverso un bando aperto a tutti i progetti di ricerca attivi presso il Polo di Città della Salute e della Scienza, un bando che si ispira alle migliori prassi europee e che coinvolgerà dei peer reviewer, cioè appunto degli scienziati che giudicheranno i progetti che ci arriveranno, di caratura internazionale. Noi crediamo molto che la ricerca, oltre appunto ad aiutarci nella scoperta di nuove cure per le malattie del nostro tempo, possa essere anche un importante veicolo, volano di sviluppo economico e sociale, e questo è l'impegno per i prossimi anni di Fondazione Ricerca Molinette. Io vi invito, se volete approfondire le nostre attività, a consultare il nostro sito che è www.fondazionericercamolinette.it e ringraziandovi per l'attenzione vi saluto. Grazie.
In questo programma abbiamo l'opportunità di parlarvi dell'Associazione Acquario 2012, attiva dal 2009 come associazione di promozione sociale ed entrata recentemente a far parte degli enti del terzo settore. Fin dall'inizio l'attività principale è stata rivolta alla cittadinanza del territorio del Piemonte orientale e precisamente sul corso del torrente Agogna e i colli novaresi. Questo lungo periodo di attività ha portato alla realizzazione di oltre 20 documentari che illustrano la storia, il paesaggio, i monumenti e la memoria di questo lembo di Piemonte. Due importanti opere cinematografiche si sono aggiunte all'attività documentaristica. Il primo lungometraggio, Ne hanno fatti di passi i calzolai di Gargallo, è stato interamente dedicato all'importante industria calzaturiera di questo paese. La storia è stata interamente sceneggiata, diretta e post-prodotta dai volontari di Acquario 2012 APS. La realizzazione di questo film di carattere sociale ha visto la partecipazione di ben 120 cittadini che hanno recitato sia come attori principali che come comparse e gli allievi di una scuola secondaria. Come la va? Ben, ben, è una gran bella fabbrica con tutti questi macchini moderni. Bravo, va avanti in sì che farò ogni grande a sta bella fabbricata. Il secondo lungometraggio invece si è inoltrato nella credenza popolare, narrando una storia veramente accaduta verso la fine dell'Ottocento nel borgo di Briga Novarese. Anche questo film, Teresa Strigini, l'indemoniata di Briga Novarese, ha visto come protagonisti, attori e comparse i cittadini del paese in riva alla Gogna. Ma dimmi, dimmi chi sei, io voglio saperlo. Mi hanno detto che eri il diavolo, ma io non credo nel diavolo. Non lo so. Chi sono? Non lo so. Purtroppo, a causa della pandemia, Associazione Acquario 2012 ha dovuto rinviare la realizzazione di un terzo lungometraggio che si sarebbe dovuto girare a Omegna, sulle rive del Lago d'Orta, improntato sull'infanzia di Gianni Rodari, nativo di questo luogo, in occasione delle manifestazioni per il centenario della nascita dello scrittore. Da questa attività è nata un'importante collaborazione con la provincia di Novara e la regione Piemonte per il contratto di fiume del torrente Agogna. Il progetto si propone di far conoscere e tutelare il territorio fluviale dell'Agogna, soprattutto con la produzione di materiale multimediale, documentaristico e storico, privilegiando in questa prima fase i siti cosiddetti minori, ma di rilevante importanza storica, sociale e religiosa. La prima iniziativa in tal senso si è svolta lo scorso settembre con un progetto di valorizzazione e conservazione della chiesa di San Clemente a Barengo, sito archeologico sulle rive del torrente Agogna. L'iniziativa di valorizzazione si è svolta in due giorni, un convegno per la presentazione del sito e del progetto ai cittadini e agli storici del territorio e un concerto fra le rovine che ha visto la partecipazione di Valeria Matacchini, contralto al Teatro della Scala di Milano, e di due clavicembalisti. A seguito di ciò, e visto l'interessamento della popolazione, Associazione Acquario 2012 si propone di rendere il sito archeologico un luogo di cultura che sarà esteso ad altri luoghi in collaborazione con gli enti locali e le associazioni del territorio. Altra importante iniziativa è stata l'istituzione del Centro Culturale del Voltone, centro sociale di Acquario 2012 APS, che vuole essere punto di riferimento per iniziative culturali e sociali, incontri e svago non solo per i cittadini dove ha sede l'associazione, ma anche per le realtà confinanti. Il centro si compone di una sala ricreativa, di una sala audiovisivi e laboratori formativi, particolarmente indirizzati alla cinematografia documentaristica per il territorio e di una sala multidisciplinare. Associazione Acquario 2012 si impegnerà sempre più per far conoscere, valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale, ripercorrendo la storia anche attraverso la memoria per creare una visione completa e stimolante per il futuro, animato dallo slogan «Un social di vita reale». Thank you.
I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.